Il granellino multimediale del 14 marzo 2020, versione audio dal Vangelo secondo Luca, capitolo 15, versetti 1-3 e 11-32. Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Questo è il grido dei cristiani durante la Quaresima. Di solito, nel chiasso delle case e delle nostre città, è difficile fare la preghiera del figlio prodigo, perché è difficile ascoltare la voce del Signore. Tu sei un peccatore. Ritorna a me dopo essere stato nello sterco dei maiali. Il maiale è un animale considerato immondo nel mondo ebraico. Dio, che amore misericordioso, ci ha costretti a rimanere in silenzio e riuniti nelle nostre case per darci l'opportunità di ascoltare la sua voce, che ci invita a ritornare nella sua casa con le parole del figlio prodigo. Questo coronavirus che sta iniettando nel cuore dell'umanità e quindi di ogni uomo la paura della morte, non solo nel cuore dei pagani, ma anche in quello di uomini e donne che si professano cristiani. Certo, bisogna essere prudenti, ma non angosciati. Il coronavirus che fa tanta paura è uno schiaffo d'amore di Dio. Cosa fa la madre quando vede che il figlio piccolo cerca di mettere la mano nel fuoco? Senza indugio gli dà un ceffone, perché smetta di scherzare con il fuoco. Lo schiaffo che dà la madre non è uno schiaffo d'ira, ma di amore verso il figlio. Dio Padre buono e misericordioso ha fatto la stessa cosa con l'umanità che rifiuta la sua parola di vita eterna. So che a molti del clero e a moltissimi cristiani non è gradito il mio messaggio. Il Signore ha detto: ascoltino o non ascoltino, tu denuncia al mio popolo il suo peccato. Questa mattina un messaggio di una lettrice mi ha detto: Padre Lorenzo, questo tempo di paura mi ha messo davanti tutti i peccati della mia vita. Appena posso, verrò da te per una confessione vera dei miei peccati. Al Signore è gradita l'umiltà. Amen, amen. Padre Lorenzo Montecalvo dei Padri Vocazionisti. Post scriptum. La croce della evangelizzazione. Che io veda, Signore, e le due vie sono libri di Padre Lorenzo che aiutano i lettori a vivere una quaresima di vera conversione. Per richiederli, telefonare o mandare un messaggio con indirizzo completo ai seguenti numeri: 331 33 47 521 oppure 349 31 65 354.